Buongiorno, sono Roberto e sono qui per condurvi in un'esperienza di ginnastica dolce a terra, una serie di esercizi finalizzati al risveglio corporeo e dunque all'ascolto delle sensazioni che proviamo quando facciamo determinati tipi di movimento in modo armonico, sincrono, ma soprattutto ritagliandoci uno spazio, un tempo per ascoltare, per riconoscere tutti i meccanismi motori ed emotivi che proviamo quando facciamo un determinato tipo di esercizio, muoviamo una determinata parte del corpo. In questo senso la nostra ginnastica avrà tre semplici regole. La prima è che approcceremo al movimento lentamente. La seconda è che il movimento lento ascolteremo le sensazioni e andremo a fermare il movimento quando questo inizierà a suscitarci sensazioni di fatica, dolore o disagio. Possiamo ridurlo, farlo più piccolo o eventualmente anche fermarci e aspettare l'esercizio successivo. Non c'è nulla di obbligatorio. Infine, l'ultima regola è quella di provare su alcuni specifici esercizi a mantenere il respiro sincrono, armonico con il movimento e dunque utilizzare una respirazione controllata che accompagni il movimento nella sua ripetizione. Immagino quindi che siete pronti per iniziare, quindi che abbiate un abbigliamento comodo che vi permette quindi un agile movimento. Quindi potete posizionare il tappetino a terra o sistemarvi al centro del vostro letto matrimoniale, sopra le lenzuola o le coperte, in modo tale che questo non rappresenti un ostacolo al movimento. La posizione è quella supina e dunque dovete posizionarvi sull'appoggio della parte posteriore del corpo, in parole semplici, a pancia in su. Sotto la testa potete posizionare il cuscino di altezza 2, massimo 3 cm, oppure se non avete un cuscino di queste dimensioni potete utilizzare l'asciugamano ripiegato 2 o 3 volte su se stesso. Sentite comunque che sull'appoggio della testa il mento non tende ad andare troppo in alto verso il soffitto e neanche ad infossarsi verso il centro del torace. Come prima cosa trovate la posizione comoda per adagiarvi sulla superficie liscia del pavimento o su quella più morbida e adattiva del materasso. Cogliete come posizionare la testa al centro delle spalle, le spalle e la parte alta della schiena, allineandole con le anche del bacino, per avere una sensazione di detensione, un numero maggiore di muscoli
sull'appoggio del corpo nella posizione supina, percepite come dalle spalle le braccia si adagiano giù lungo i fianchi e per limitare al minimo la tensione delle braccia ruotate i palmi delle mani verso i fianchi, ancora meglio verso il soffitto, e dalle anche lasciate che le gambe si adagino al pavimento, sul materasso, leggermente divaricate, e per limitare al minimo la tensione sui muscoli di coscia e polpacci, lasciate cadere morbidamente la punta dei piedi verso l'esterno. Prendete qualche istante per percepire la qualità dell'appoggio della parte posteriore del corpo sul pavimento oppure sulla superficie del materasso, in particolar modo se siete appoggiati al pavimento potete andare ad ascoltare la diversa qualità degli appoggi che il corpo ha con il suolo, distinguendo fra la qualità di quelli più tonici e spigolosi sulle parti ossee, come la nuca, le scapole sulla parte alta della schiena, in prossimità della fascia dorsale, i gomiti, il fianco e il dorso delle mani, e infine i talloni. Viceversa, da quelli che sono i contatti più morbidi e rotondi sulle parti muscolari, polpacci, cosce, glutei, muscoli degli avambracci, muscoli del tricipite. Percepite la qualità del vostro corpo che si adagia abbandonandosi passivo alla forza di gravità e dunque limitando al minimo il flusso delle tensioni muscolari, quelle che ci sono necessarie quando per agire il movimento, un'azione, andiamo a contrastare la forza di gravità, anche solo semplicemente per sostenere il peso del nostro corpo. Percepite la sensazione di abbandono e lentamente andate a portare la mano destra sull'addome e la sinistra sul torace. Per non mettere tensione a carico delle spalle, sentite che nel tenere la mano destra sull'addome e la sinistra sul torace, i vostri gomiti comunque non perdono l'appoggio sulla superficie del pavimento o quella del materasso. Delicatamente vi chiedo di provare ad andare a detendere anche i muscoli del viso. Provate dunque a lasciare che si spianino i muscoli della fronte. Lasciate detesa la mandibola e quindi rilassati i muscoli del viso, delle guance, in modo tale che sulle labbra ti possa creare un piccolo spazio, quasi un accenno di sorriso. E anche le palpebre sono delicatamente appoggiate, quelle superiori su quelle inferiori, ma senza serrarle,
L'appoggio è morbido, non teso a inibire la vista quanto a sospendere l'attenzione che la vista ci attira, ma riservando quella attenzione a una dimensione più intima di ascolto delle sensazioni. E la prima sensazione che vi chiedo di provare ad ascoltare è quella del ritmo naturale del vostro respiro. E dunque, senza esercitare nessuna forma di controllo, limitatevi a percepire il flusso naturale del vostro respiro. Ascoltate come ogni singolo atto respiratorio è un atto a sé, diverso da quello che precede e da quello che segue, unico, teso quasi a scandire in questo tempo ogni singolo attimo. L'ascolto del respiro in quanto attività fondamentale del nostro organismo, è l'occasione per andare a sospendere il giudizio e portare l'attenzione solo al qui e ora dell'esperienza. E dunque, senza forzature, provate a percepire come il vostro corpo, nonostante la sua scelta di immobilità, continua a muoversi nell'esercizio della sua funzione vitale per eccellenza, la respirazione, appunto. Percepite i movimenti di espansione e di contrazione dell'addome su cui è poggiata la mano destra. Percepite le vibrazioni e magari con un ascolto più attento le pulsazioni sul torace del battito cardiaco. Piano piano lasciate che le braccia tornino lungo i fianchi, posizionando di nuovo i palmi delle mani verso l'alto. Andiamo a portare ora l'attenzione sull'appoggio della nuca. L'appoggio che si concentra all'altezza della prima vertebra cervicale, Atlante. Lentamente iniziate a far oscillare la testa su un lato e sull'altro, con un movimento delicato che parte dal piccolo e che morbido morbido, attraverso la ripetizione, prova a sentire se, come e quando il movimento può aumentare il suo spazio di movimento, il suo raggio d'azione. Lasciate dunque che la testa possa lasciarsi cullare da questo movimento che sulla rotondità dell'appoggio sulla nuca ci consente di andare a stimolare, a massaggiare la testa sul suo punto d'appoggio col pavimento, proprio in prossimità di quel punto in cui il nostro sistema nervoso centrale invia gli impulsi attraverso le connessioni neuronali
ai nostri muscoli. Dunque, con questo primo esercizio stiamo già stimolando il movimento lungo tutto il corpo. Ascoltate come sul rachide cervicale, dunque sul collo, possiamo andare attraverso la ripetizione ad allentare quei blocchi e quelle tensioni in modo delicato, garbato, senza forzature. Se sentite dunque che i muscoli si contraggono eccessivamente, potete fermarvi o rallentare il movimento. Non dimenticate di lasciare che il flusso della respirazione sia naturale. Esattamente come una culla, lasciate che il movimento nella sua armonia vi possa massaggiare la testa sull'appoggio col pavimento e le sensazioni scendere giù dal rachide cervicale sulla schiena, modificando delicatamente gli appoggi sulle scapole, la postura del torace. Piano piano, così come l'avete innescato, lasciate che il movimento vada piano piano a dissolversi, fino a farvi ritrovare di nuovo, nel giro di qualche passaggio, l'appoggio naturale sulla nuca e quindi di nuovo la testa posizionata al centro delle spalle, con il mento allineato col centro del torace. Portiamo ora l'attenzione sulle nostre spalle, sulla parte alta della schiena. Andremo ad agire le quattro rotazioni delle spalle sul movimento delle braccia. Sulle prime tre rotazioni vi chiederò di sincronizzare, di coordinare la respirazione con il movimento. Come prima cosa, ricordatevi di tenere le braccia lungo i fianchi, i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Andate piano piano a piegare le ginocchia fino ad appoggiare la pianta dei piedi sul pavimento o sul materasso. Trovate un appoggio comodo, stabile sulla pianta dei piedi, in modo tale che sui muscoli delle cosce e dei polpacci non si vadano ad agire tensioni. Tenete dunque i piedi distanziati fra di loro, mantenendoli grosso modo aperti, distanziati, come se allineati all'altezza delle anche, e dunque anche le ginocchia divaricate, morbide, allineate alle anche alle spalle. Ascoltate come si è modificato l'appoggio sulla schiena, in particolar modo come si è assottigliata la curvatura dietro l'addome in prossimità del rachide lombare. Prima rotazione delle spalle sul movimento delle braccia. Braccia lungo i fianchi, palmi delle mani rivolti verso l'alto. Andate inspirando profondamente dal naso a far scorrere le braccia sul pavimento, aprendo la forma di croce sulla linea delle spalle. Ed espirando, tenendo sempre le braccia ben appoggiate sul pavimento, sul materasso, le fate scorrere di nuovo giù lungo i fianchi. Inspirate, aprite le braccia. Ed espirando, lasciate che le braccia tornino di nuovo giù lungo i fianchi. Ripetete il movimento, sempre mantenendo l'attenzione alla lentezza, facendo attenzione alle sensazioni che proviamo
e dunque, senza forzare mai oltre i nostri limiti, se sentite che una spalla tira, che si crea una tensione sulle braccia, lasciate che il movimento sia più piccolo, oppure fermatevi senza problemi. La nostra ginnastica non è obiettivi prestazionali, ma deve farci riscoprire il piacere del movimento. E ancora una volta, inspirando, le braccia scorrono sul pavimento per aprirsi a forma di croce sulla linea delle spalle. Ascoltate come si apre e si espande il torace sulla fascia dei dorsali e come nella fase di espirazione il torace torna a rilassarsi nella sua posizione neutrale. Ed inspiriamo, ascoltiamo come l'addome si contrae nella fase dell'inspirazione, quasi a spingere in su i polmoni, il torace, aumentando il volume della cassa toracica, e giù come torna nella posizione neutrale quando le braccia sono lungo i fianchi. Ascoltate come lungo la schiena i muscoli della fascia lombare e di quella dorsale si possono allungare, distendersi, e quindi potete andare a percepire questa prima sensazione del corpo che si sgranchisce, che allenta quelle tensioni, quei blocchi che spesso sulla muscolatura della schiena si vanno ad accumulare. E un'ultima volta, inspirando, aprite le braccia a forma di croce sulla linea delle spalle ed espirando le riportate giù lungo i fianchi. Rimanete qualche istante in ascolto delle sensazioni del vostro essere qui in questo momento. Piano piano andate a ruotare i palmi delle mani verso il pavimento. Ascoltate la diversa qualità sui muscoli delle braccia, del petto e delle spalle. E lentamente, inspirando, portate le braccia davanti a voi, perpendicolari rispetto al pavimento, rispetto al materasso, e quindi distese davanti a voi. Ed espirando le riportate giù lungo i fianchi. Inspirando le braccia vanno in su. Espirando giù lungo i fianchi. Seconda rotazione delle spalle, sul secondo movimento delle braccia. Anche in questo caso possiamo percepire come il respiro va a valorizzare il movimento, ed in particolar modo percepiamo come quando le braccia vanno in su davanti a noi, perpendicolari, il torace va a espandersi frontalmente e l'addome a contrarsi, e viceversa, come entrambi si rilassano quando le braccia tornano giù lungo i fianchi. Provate a esercitare questo movimento senza agire tensioni sui muscoli delle braccia. Affidate il movimento solo alle spalle, ai muscoli del petto, della parte alta della schiena. Le braccia non stanno sollevando nulla, non devono respingere niente, devono solo assecondare la rotazione delle spalle e lasciare che il movimento sia armonico col respiro. E un'ultima volta, inspirando, le braccia vanno in su, ed espirando le portate giù lungo i fianchi. Rimanete qualche istante in ascolto delle sensazioni sul torace, sulle spalle, sulla parte alta della schiena, sulle braccia.
andiamo ora ad affrontare la terza rotazione delle spalle sul movimento delle braccia e riportiamo le braccia distese davanti a noi, perpendicolari rispetto al nostro corpo e quindi al pavimento o al materasso, e ruotiamo le braccia in modo tale che i palmi delle mani vadano a specchiarsi l'uno con l'altro. Anche in questo caso vi chiedo di non agire tensioni sui muscoli delle braccia, ma lasciarli morbidi, con le braccia presenti, distese davanti a voi, ma senza agire tensione. Ed inspirando andate ad aprire le braccia a forma di croce sul pavimento. Ed espirando le portate in su parallele. Inspirate. Come movimento, respiro, sincroni, armonici, sono tesi, ancora una volta, ancora di più, a potenziare la percezione del vostro essere qui, in questo momento, in questo spazio, in questo tempo che state dedicando ad ascoltare il vostro corpo attraverso movimenti semplici, ma magari mai percepiti con questa attenzione. E ascoltate come su questa terza rotazione delle spalle, sul terzo movimento delle braccia, respiro e movimento possono essere l'uno la rappresentazione dell'altro. E così, quando inspirando apriamo le braccia, possiamo percepire come andiamo ad aprire e espandere il torace, permettendo ai nostri polmoni di immagazzinare l'aria che darà energia, ossigeno alle nostre cellule. Viceversa, quando le braccia torneranno in su, parallele, nella fase espiratoria, il torace andrà a stringersi e a chiudersi, favorendo la fuoriuscita dell'aria dal nostro corpo e la valorizzazione di quelli che sono gli aspetti funzionali, meccanici del nostro corpo, con quelli che sono gli aspetti del respiro e quindi della funzionalità. Sono occasioni per entrare ancora di più in una dimensione dove il nostro movimento diventa più efficace, più presente e ci consente di sentirci più centrati, più connessi con noi stessi e dunque con l'ambiente intorno a noi. E ancora una volta, inspirando, aprite le braccia a forma di croce sul pavimento ed espirando le portate in su parallele. Osservate come il movimento delle scapole è complementare a quello del torace e dunque percepite come quando apriamo le braccia le scapole dietro vanno a stringersi e a chiudersi mentre il torace si apre. Viceversa, quando le braccia tornano in su e il torace si chiude, le scapole si aprono rendendo più rotondo il contatto della schiena col pavimento. Un'ultima volta, inspirate aprendo le braccia, espirate portando le braccia parallele davanti a voi. Dopodiché vi fermate con le braccia aperte forma di croce sul pavimento. Andiamo ad agire ora la quarta e ultima rotazione delle spalle sul movimento delle braccia. Su questa potete tornare ad ascoltare
il ritmo naturale del vostro respiro, perché vi chiederò di concentrarvi di più sulle sensazioni sottili legate ai piccoli movimenti. Siamo dunque con le braccia aperte a forma di croce sulla linea delle spalle. Anche in questo caso vi chiedo di non mettere tensione sui muscoli delle braccia, ma andate semplicemente a ruotare i palmi delle mani verso il pavimento o verso il materasso e poi verso il soffitto. Lasciate che il movimento sia lento, armonico, non abbiate fretta, ma ascoltate la precisione di questo movimento, di questa rotazione, che visivamente si fa percepire sui polsi, sulle mani, ma in realtà è una rotazione che trae le sue origini dalle spalle, dalla parte alta della schiena. Percepite la diversa qualità sugli appoggi delle braccia e della parte alta della schiena sul pavimento. Riconoscete la diversa qualità delle tensioni dei muscoli sulle braccia, sul petto, sulle spalle, sulla schiena, quando i palmi delle mani sono rivolti verso il pavimento e quindi in una posizione più di chiusura rispetto invece alla sensazione di detensione dei muscoli quando i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. Ascoltate l'armonia del movimento, percepite come attraverso la sua ripetizione le braccia sembrano quasi essere connesse l'una all'altra, come se fosse un corpo unico che si muove attraverso il torace, attraverso la schiena. Una volta i palmi delle mani vanno verso il pavimento, dopodiché vi fermate con i palmi delle mani verso l'alto. Portiamo ora l'attenzione sull'appoggio dei piedi col pavimento. Le ginocchia sono sempre piegate, leggermente divaricate, e iniziamo piano piano a far oscillare le nostre ginocchia sull'alto e sull'alto, esattamente come abbiamo fatto per le prime oscillazioni sull'appoggio della nuca col pavimento, e quindi le torsioni sul rachide cervicale. Lasciamo che anche le oscillazioni delle ginocchia abbiano un approccio al movimento lento, armonico, progressivo, e quindi senza forzature lasciate che il movimento possa partire piano piano, e solo attraverso la ripetizione sentite se potete aumentare, prendere confidenza con la possibilità che le ginocchia oscillino sempre di più sul lato destro e poi delicatamente sul lato sinistro. Percepite come affidare questo movimento non tanto ai muscoli delle gambe quanto ai muscoli dell'addome, ai muscoli della pancia. Sentite come attraverso il movimento e lo spostamento di peso sulle gambe, dalle ginocchia alle anche, il movimento si riflette sul bacino, che incomincia così ad ondulare sulla rotondità della sua forma. Il bacino, dondolando, fa sì che lungo la schiena, sull'asse della colonna vertebrale, possiamo avere la sensazione di torsione. Una torsione che anatomicamente agita
sulle vertebre dorsali, ma che in realtà si fa percepire in particolar modo sui muscoli della fascia lombare e provate a percepire se attraverso la ripetizione i muscoli della schiena possono ulteriormente andare a sgranchirsi. Questo è un ottimo esercizio da fare proprio in un'ottica di risveglio corporeo, ma deve essere approcciato con delicatezza, in modo tale che sulla nostra schiena, sui muscoli della schiena e soprattutto petto della colonna vertebrale, non andiamo a sollecitare troppo, facendo creare quindi sensazioni sgradevoli, dolore o ancora peggio trauma. Lasciate dunque che il movimento sia lento, armonico e soprattutto sempre consapevole. Vi propongo ora, per avere una sensazione maggiore di torsione lungo l'asse della colonna vertebrale, provate a oscillare la testa dal lato opposto a quello dove scendono le ginocchia, in modo tale quindi che da un'estremità all'altra la nostra colonna vertebrale possa effettuare una torsione e dunque quando le ginocchia vanno sul lato sinistro la testa ruota sul lato destro e viceversa quando la testa va sul lato sinistro le ginocchia vanno sul lato destro. Delicatamente provate a sentire se attraverso la ripetizione il movimento può espandersi un po' più in là e andate poi piano piano, delicatamente, esattamente come una culla a cui cessiamo di dare la spinta, lasciate che il movimento possa andare ad esaurirsi facendovi ritrovare progressivamente di nuovo l'appoggio sulla pianta dei piedi e dunque di nuovo le ginocchia allineate alle anche alle spalle, la testa posizionata di nuovo al centro delle spalle con il mento allineato col centro del torace. In questa posizione adesso andate ad inspirare profondamente dal naso ed espirando lentamente dalla bocca andate a portare giù le braccia lungo i fianchi e distendete giù le gambe sul pavimento o lungo il materasso. Di nuovo posizionate i palmi delle mani verso l'alto e portate l'attenzione sui vostri piedi. Andate delicatamente a muovere le dita dei vostri piedi. Ascoltate le sensazioni che dal movimento dei piedi si riflettono sui muscoli delle polpacce, delle cosce, dei glutei. Per avere ancora una sensazione più intensa coinvolgiamo anche le caviglie, quindi facciamo ruotare i piedi nelle diverse direzioni e ascoltiamo come il movimento dei piedi su lungo le gambe fino al bacino e dal bacino su lungo la colonna con un ascolto sensibile ti può far percepire lungo tutto il nostro corpo. Fermate il movimento dei piedi e di nuovo lasciate cadere morbidamente la punta dei piedi verso l'esterno in modo tale che sui muscoli di polpacce e cosce non andiamo a agire alcuna tensione. Piano piano portiamo la mano destra di nuovo sull'addome e la sinistra sul torace. Ricordatevi di non perdere il contatto dei gomiti col pavimento, quindi piuttosto perdete la centralità dell'appoggio della mano destra sull'addome e della sinistra sul torace, quindi passando anche più verso i fianchi, ma rilassate le spalle e i muscoli del petto e vi chiedo ancora qualche istante di pazienza per ascoltare il ritmo naturale del vostro respiro e provare ad ascoltare
le sensazioni che ora, attraverso questa sequenza di esercizi di ginnastica dolce a terra, ci consente magari di avere una più attenta e precisa percezione del nostro collo e dunque del rachide cervicale, della testa, delle spalle, dell'appoggio sulle scapole e della parte alta della schiena, la percezione sulle braccia, sui gomiti, sulle avambracci e sulle mani. Appoggiata sull'addome, la sinistra appoggiata sul torace, la percezione del ritmo naturale del respiro. Ascoltate le sensazioni sulla fascia lombare e l'appoggio sui muscoli dei glutei, sul bacino. Percepite la consistenza, il volume della muscolatura delle cosce, riconoscete le ginocchia e giù gli stinchi fino alle caviglie e infine i piedi, dall'appoggio dei talloni sul pavimento, sul materasso, fino all'estremità delle dita dei piedi. Ascoltate il corpo nella sua interezza. Delicatamente andate di nuovo a portare l'attenzione su qualche movimento di respirazione controllato e dunque andiamo ad inspirare profondamente dal naso e ad espirare lentamente dalla bocca e ancora una volta inspiriamo. Espiriamo, inspiriamo. E mentre espiriamo delicatamente andiamo a dischiudere le palpebre, lasciando entrare con delicatezza la luce, la penombra nel nostro campo visivo. Iniziamo a muovere delicatamente le dita delle mani e dei piedi. Piano piano facciamo ruotare i polsi e le caviglie. Andiamo poi a piegare i gomiti e le ginocchia per andare poi a distenderli sull'asse delle spalle e delle anche con l'idea di stiracchiare il corpo e se vi viene lasciare andare anche un bello sbadiglio. Riprendete bene il contatto con l'ambiente esterno e piano piano vi girate su un fianco, provate a portare il braccio sul fianco del fianco su cui siete appoggiati su in alto sopra la vostra testa. E con il braccio libero, quello che non appoggia sul materasso o sul pavimento, andate a appoggiare la mano davanti a voi sul pavimento e facendo una leggera forza sul braccio, provate a sollevarvi, delicatamente piegate l'altro braccio appoggiando il gomito fino a posizionarvi nella posizione seduta. Bene, andate a fare ancora un profondo respiro. Vi ringrazio e spero che l'esperienza sia stata piacevole e che le sensazioni di presenza
e magari anche la qualità sui vostri pensieri sia in qualche modo cambiata, si sia trasformata e trasformata in meglio. Buon pomeriggio e buona giornata a tutti.